ma ce lo ferma anche la polizia vecchia senza casco, sai. Il brutto delle ferie, sa qual è che finiscano. Siamo tornati, siamo un'altra volta via a Livorno nella nostra casa. Stamane ad esempio a un certo punto Paola mi ha detto: vuoi uscire? Che... E io ci sono andata. E sì, infatti. Grazie. Grazie. Ci siamo andati e una volta fuori, insomma, a un semaforo si è visto passare questi sidecar con uno che aveva questa bambola, questo manichino sul sidecar accanto a... E Paola mi ha detto: seguilo, e si è seguito. E siamo andati sul mare e c'era questo raduno di motociclisti che erano tipo moto d'epoca, ma anche no, perché poi ce ne erano anche... Abbiamo passato questa mattinata bene sul mare, perché il mare proprio bene, ci riempie l'anima, proprio l'aria del mare, no? Ma nel frattempo vediamo lo chef con Paola De Pierno che sta inondando questo splendido arrosto con una riduzione di vino rosso. Con una? Riduzione di vino rosso. Guarda là che bravo, da bello. Ho affogato Barry White. Top. Oh, vai. Senti Garba, te ne sta a casa tua. Questo arrosto qui lo devi bere col coso, là a nuccia. Poi vediamo quanto ne rimane. Siamo tornati, siamo andati a trovare i nostri vecchi amici laggiù a coso, a Montemarciano, nelle Marche, che noi ne approfitto per salutare. Ciao Fabrizia, ciao Marco, ciao Meo. Ciao Giga. 4 giga. Come si chiama? Jig. Ma perché se ami Francesca fa bene? No, ma com'è il nickname? Lei è Nippola. Nippola? Sì, lui è il Cighi. Lui è il Cighi e quindi lei è la Ciga. No, è la Nippola. Vabbè, quindi ciao Nippola. Sorella Federica. Lolli. Lolli, insomma tutti i ragazzi del Bar Heidi, del litorale. E quindi niente, ma per tornare a noi, oggi volevo parlare di una cosa fondamentale, importante, interessante anche, che però guarda caso proprio mi è passato. I calzini bianchi che non si mettono sulle scarpe. I calzini bianchi? Sì. No, non me lo ricordo, mi è passata di mente. Il fatto che siamo andati fuori stamani mi ha scombussolato la... Mi ha disorientato. Quando io proprio esulo dalla normalità, io la mattina mi sveglio, ho uno schema per affrontare la giornata. Intanto vediamo che Paola sta sistemando... No, sto pulendo. Sta pulendo là questo marchingegno. Che si chiama affettatrice. Affettatrice, vedi, non mi vengono nemmeno le parole, ma è tutta colpa di questo orecchio tappato. Bimbi, c'ho un orecchio tappato, non ci capisco più un cazzo. Bella Paola, perché è proprio alla mente da chirurgo. È comunque una ragazza da sposare, bimbi. Io tutte le volte ve lo dico. E ormai amore mi hai sposato te. Ah sì? Te lo ricordi? Eri prima? Te lo ricordi? Siamo andati a Las Vegas. A Las Vegas? Sì. C'ho qualche barlume del giorno. Eccola, eh? No, oggi no. Com'è bella, tutte le volte prende una padella me la vuole dare nel viso. Vorrei dire qualcosa. Cosa avrà voluto dire? Il mar... Com'è che fa la... Quella con cosa? Solo quello. Con Shakira. La felicità per me. Per me cos'è la felicità? La felicità al quadrato. Non è tanto la destinazione, ma è il viaggio. Lavorasse un po', invece di dire cazzate. Comunque, noi la apprezziamo per quello che è e salutiamo anche Shakira. Intanto vediamo Paola che sta distruggendo il calendario. Ormai è Ica, oggi è 30. E domani è 1. E domani è 1, di 28 ce n'è uno. Perché oggi, oltre a quell'arrosto affogato in questo sugo borgolese, sangiovese. Paola, attenzione che abbiamo perso il contatto con Paola, non risponde più. Attenzione, Paola, mi sentita?